In poche parole, diciamo che il recupero di ieri poteva farci gioire di più, però dai, ci può stare. Quell'Inter Sassuolo era determinante. E lo è stato per tutte e due le squadre. Andiamo a vedere la 28ª giornata di Fantacalcio, ovvero quella prima dell'ultima, quella appunto che si doveva giocare. Prima della pausa nazionali, e partiamo dallo swipe up. Oggi mi va di partire con la mia. Szczesny giocava contro il Benevento e sappiamo tutti com'è finita. 6 meno 1 5. Anzaldi 6 e mezzo, Faraoni 5 e mezzo, ieri Hakimi 5 e mezzo. Centrocampo 4, Zaic 6, Pasalic 5 e mezzo, Strootman 6 e mezzo, Rabiot 6. Ma la partita di ieri ha portato Romelu Lukaku a fare gol e assist 8 più 4, 12. Llorente 5 e mezzo, Berardi ovviamente infortunato, non ha giocato, entra. Lasagna 5 e mezzo, 69 e mezzo. Ma ragazzi, mi è giunto alle orecchie un gol annullato a Lukaku e quello poteva essere determinante per il secondo gol. Prosecco il nostro avversario, Skorupski contro il Crotone. 5 e mezzo, meno 2, 3 e mezzo, ma viene anche ammonito, quindi 3 e mezzo. Cioè 3 e mezzo, meno mezzo, 3, scusate. Difesa a 3, John City 6, Colley 6, Danilo 5, centrocampo a 4, Lazzari 5,5, Zaccagni 5,5, Lorenzo Pellegrini 6, Candreva 7 più 3, 10. Attacco, Muriel 6,5, Parro 6,5 più assist 7,5 ed il gol del Toro di ieri da 2-0, 7 più 3, 10. Stava a 61, 71, 1-1 e col gol annullato Lukaku. Probabilmente avremmo vinto, ma fa niente, fa niente. Video flash perché oggi, ragazzi, dovevo dedicare a live reaction doveva uscire ieri, pensate un po'. Ma niente, la classifica rimane così, solo che Real Colizzati vince e quindi ci mette pressione. All'ultimo posto, al Salabruno 61, ha rivinto. Navioli ha perso 52, Prosecco pareggia 43, De Cristo si fa una canna 39, Longobarda 36, Hellas ha pareggiato 34. 28 e l'ultimo posto 24 punti. Come mi classificherò in questo fantacalcio? Io e Jacopo ovviamente, però parlo per me perché come avete sentito dall'ultimo video, diciamo che le decisioni le prendo io e poi Jacopo mi appoggia. Quindi dal quarto all'ottavo posto, dove arriverà lo swipe up? Lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale. Niente post partita della Roma stasera, quindi date scialli, anzi vi metto qua il link in descrizione, il video della live reaction. Andateci, andateci, vi fate due risate, due risate. Bello.